Cervone, Pioli, Volpecina, Bertold, Bonetti, Iachini, Pacione, Troglio, Galderisi, Bortolazzi, Caniglia. In panchina Zucker, Fabio Marangon, Terracciano, Soldà, Bruni, Gasparini e Fattori. Vedete un'inquadratura dello stadio Bentegodi, rimodernato recentemente. Andiamo con la formazione del Milan: Galli, Tassotti, Costa, Curta, Raica, tutto pronto per cominciare. Come avete sentito, non mancano certi motivi di interesse. Avete sentito un po', Bagnoli ha confermato quanto vi stavo dicendo, cioè tutto tranquillo per quanto riguarda l'inserimento di Troglio, qualche problema sta destando invece Caniglia. Verticale, ecco Troglio, subito a cercare Caniglia, Baresi controlla male, Caniglia lo punta, le sue finte, non c'è spazio, Calderisi, quando fa bene Troglio è solo, Troglio supera Galli, Troglio posizione regolare, il tiro, c'è la rete, il Verona in vantaggio, tutto regolare, gol di Pedro Antonio Troglio. Grande azione del Verona, bravissimi tutti i giocatori, hanno fatto tutto giusto, splendido Caniglia, fortunato direi quando la palla è colpita sulla testa di Baresi, ma però ha rallentato l'azione, è fantastico Galderisi a servire Troglio, guardate, di prima intenzione serve Troglio, posizione regolarissima sua, bravo il collaboratore di Magni, dribbla Troglio, Galli e mette dentro in diagonale, bellissima questa azione da parte di tutto il Verona, rivediamola ancora una volta, merita, Galderisi, prima intenzione, Troglio, freddissimo, dribbla Galli, l'argentino non ha problemi, poi in diagonale, non era molto facile, mette dentro, vedete la posizione, quasi sul fondo, in diagonale, riesce a realizzare, ancora, palla per Troglio che mette dentro, vedete, dopo aver dribblato Giovanni Galli. Stavamo commentando l'azione sul campo. Buono il recupero di Fattori, ma il pallone era uscito, c'è rimessa laterale per il Milan, ma siamo in fase di recupero, quasi un minuto. Prova ancora Donadoni. Troglio con un fallo. Ma non c'è più tempo per nulla. Magni manda tutti a casa. A festa il pubblico veronese, il Verona dunque ha battuto il Milan 1-0, gol di Troglio al 26esimo del primo tempo ed è un risultato che direi va stretto alla squadra di Bagnoli, al di là della recriminazione per un rigore clamorosamente negato al Verona nel primo tempo, ma soprattutto una prestazione molto convincente per tutto l'arco di